loro stanno sui nostri due centrocampisti, quindi vuol dire tutto, però nel secondo tempo le loro ripartenze ci hanno fatto un po' male. Una sconfitta che fa male, possono cambiare i vostri obiettivi e rimangono sempre stessi? No, io credo che è sicuramente una sconfitta che fa male perché volevamo ottenere il risultato pieno, però vedremo. Io ho sempre detto che l'obiettivo più grande me lo fisso dopo queste partite in casa, quindi questa, poi c'è la Juve, Udine, Cagliari, vediamo lì dove arriviamo e poi ci fissiamo un obiettivo. Oggi tanti errori individuali, soprattutto in ripartenza, forse è da lì che Chievo vi ha schiacciato. Ma oggi c'era poche linee di passaggio, il Chievo, ripeto, si difende in 10 sotto la linea di palla, non è facile giocare, poi soprattutto quando viene in trasferta. È una squadra che non so, non esprime un gioco magari migliore. Il Genoa ha cercato di fare la partita, quindi sapevamo che magari andavamo a rischio a queste ripartenze. Sei un artice del secondo tempo? Ma no, questo.